Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio EMG Acqua sulle elezioni regionali che avverranno proprio in questa primavera in Toscana. E vediamo che il centrosinistra unito sarebbe al 48%, il PD sarebbe al 32%, tra i partiti, chiamiamoli di sinistra, 32%, Italia Viva sarebbe addirittura al 10%, altri del centro-sinistra 6%, il Partito Comunista 3%, mentre il centrodestra sarebbe al 41%, la Lega sarebbe al 27%, Fratelli d'Italia all'11%, Forza Italia al 3%, Movimento 5 Stelle 6%. Qui si presuppone che si presenti da solo, altre liste 2%. Ma tra i candidati presidenti abbiamo Eugenio Giani del centro-sinistra che sarebbe al 50%, mentre il candidato del centrodestra, che ancora non c'è un nome, sarebbe al 40%. Irene Galletti dei 5 Stelle sarebbe al 5,5%, Salvatore Catello del Partito Comunista al 3%, altri candidati 1,5%. Quindi sia tra i candidati sia tra i partiti il centrodestra avrebbe un vantaggio tra il 7 e il 10%. Si conferma il dato come nelle altre regionali del Movimento 5 Stelle, al 5,5% come candidato e come partito 6%, quindi tra il 5,5% e il 6%, in linea con le altre regioni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube, che potete assolutamente condividere con chiunque voi volete, in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.